Allora, ragazzi, vedremo adesso la sottrazione. Allora, devo eseguire questa sottrazione. 376 meno 198 uguale. Allora, metto in colonna. L'importante nella sottrazione è l'incolonnamento. In questo caso è abbastanza semplice. Eseguire. Allora, 6 meno 8 non lo posso fare, si presta una decina, questo diventa 16, un attimino, questo diventerà 6, 16 meno 8, 8, questo è diventato 6, 6 meno 9 non lo posso fare, si presta una decina, 1, questo diventa 2. 16 meno 9, 7, questo è diventato 2, 2 meno 1, 1, risultato 178. Ora però, se andiamo a vedere un attimino, vediamo quest'altra divisione, la sottrazione, scusate, devo fare 200, 262 meno 129,34 uguale. Allora vado a fare l'incolonnamento. 262, ci devo mettere 129,34. Guardate, mi faccio il pareggiamento delle cifre decimali. Ok. A questo punto, vedete, ho sia i decimi qui che i centesimi. Posso eseguire adesso la sottrazione. 0 meno 4 non lo posso fare, si presta una decina, questo diventa 1, questo diventa 9, questo diventa 1. Allora, 10 meno 4, 6, 9 meno 3, 6, 1 meno 9 non lo posso fare, si presta una decina, 1, questo diventa 5. 11 meno 9, 2, 5 meno 2, 3, 2 meno 1, 1. Ok? State molto attenti al pareggiamento delle cifre decimali. Se ho il numero intero, come in questo caso, vedete, aggiungo la virgola e pareggio le cifre decimali. Se qui ci fossero state tre cifre decimali avrei messo tre zeri, ma in questo caso ce ne sono due e metto due zeri. Adesso posso fare la sottrazione e la eseguo in questo modo. Ok? Molto semplice.